Come sicuramente avrete notato, tra i convocati della prima giornata della nuova stagione 23-24 del Calcio Napoli, avete sicuramente visto, ovviamente tra i nomi della normalissima squadra del Napoli, c'è un ragazzo di Napoli, il suo nome e cognome. Vi ricorderà no, sicuramente un vecchio pallino del Napoli, Lorenzo Russo. E oggi siamo in questo video per raccontarvi la storia della su la sua, ovviamente, come è cominciato e anche probabilmente un po' del suo futuro. Qui da Giuseppe Cacionabri vi racconta la storia di Lorenzo Russo, o Schmitz, Re, Quartier e Napola. Ma subito dopo la sigla. Ieri di Napoli calciando una palla, ormai come tutti le vecchie leggende del calcio come Roberto Carlos e ovviamente anche noi ci ricordiamo, non vogliono ricordare il dio del calcio che ha portato grande gioia ai tifosi del Napoli, Diego Armando Maradona. Ma la storia è diversa, ma stiamo parlando di un italiano, Lorenzo Russo, con il suo amore per il calcio comincia nella giovane età, comincia nelle scuole calcio del quartiere orientali, una scuola calcio che si trova nei pressi dei quartieri di Napoli e lì si è cominciato a notare delle grandissime prestazioni del ragazzo che erano sotto d'occhio nella stagione durante 21, penso 21-22, ma anche forse di meno. Abbiamo notato che negli occhi del ragazzo c'erano sott'occhio degli osservatori che erano presenti lì a vederlo. C'erano anche quelli del Bologna e della Juventus, ma c'era un'altra squadra che era interessata al ragazzo, che vedeva in lui qualcosa di incredibile, qualcosa che poteva regalare la rosa per il futuro. Ovviamente la società con cui sto parlando è la società di Aurelio De Laurentiis, che ha sbaragliato la concorrenza prendendo Lorenzo Russo sotto la loro ala. Ma sappiamo bene che il settore del Napoli è in crescita, ma non è uno dei tantissimi, uno dei migliori settori di circolazione del calcio italiano, ma vi posso assicurare che il Napoli è riuscito nel suo intento a prendere le prestazioni di ragazzo. E la prima volta il ragazzo nel 21-22 comincia il suo percorso nelle giovanili del Napoli, riuscendo poi ad arrivare nel Napoli Under 17. E poi, aprite bene le orecchie, nella stagione 21-22 Lorenzo Russo riesce poi ad arrivare al giovanili del Napoli Primavera e compie già il suo esordio con già ad allenare i piccoli azzurrini. Era l'allenatore Frustalupi, che poi è stato esonerato dopo la retrocessione del Napoli Primavera contro il Genoa, che è condannato in Napoli a giocare nella Serie B della Primavera, del calcio Primavera, scusate. E quindi la prestazione della scorsa stagione della Napoli Primavera con Lorenzo Russo non si aspettava molto di più, ma non è riuscito nel suo intento a trovare il gol, ma non è riuscito a timbrare del tutto. Ma una partita che dell'anno scorso contro la Juventus, se mi dovrei ricordare, finì con una grandissima vittoria della Juventus e del Napoli, scusate, nella Juve. Lì Lorenzo Russo ha compiuto una grandissima prestazione, sbaragliando tutti quanti, ma non trovando il gol.
La prima volta che vidi quel Lorenzo Lusso era proprio quella partita. E lì mi sono aspettato, chi è quel ragazzo che ha fatto questa bellissima azione? E non me l'aspettavo del suo arrivo in prima squadra, che poi ne parleremo tra poco. Allora, Lorenzo Lusso poi in questa stagione è riuscito a entrare nei convocati di Rudy Garcia, ma non trovando la sua prima presenza. E il Napoli poi è riuscito a battere il Frosinone per 3-1. Ma attenzione ragazzi, adesso che siamo nella sosta delle nazionali, non voglio, cioè voglio, non voglio smentirvi, ma solo un presentimento, non è proprio una notizia certa. Vorrei tenere d'occhio la partita Genoa-Napoli, perché probabilmente potrebbe arrivare l'esordio del ragazzo, molto probabilmente, sempre se la situazione sarà a nostro favore. È un ragazzo molto 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 promettente, non solo, non è solo il futuro, non è il futuro solo del nostro club, ma è il futuro della nazionale italiana. E spero che il nostro Lucio Spalletti possa vedere questo ragazzino in azione e chissà poi un giorno arrivare in nazionale maggiore, ma l'Under 21 dovrà tenerlo d'occhio, eh. Io mi fido ciecamente di lui, mi piacerebbe molto conoscerlo, incontrarlo, ha soli 18 anni, poi ci sono io che ho 17 anni. E sarei 2000 classe 2005, nato nel mio stesso anno, però mesi diversi, veramente congratulazioni. Sono molto contento di conoscere un coetaneo che gioca nel mio coetaneo, che gioca nel mio stesso anno, nato nel mio stesso anno. E va bene, tornando a noi, il ruolo del ragazzo è un trequartista, quindi gioca nella tre quarti, ma potrebbe fare anche il mezzala barra punta. Ce la vedrei molto bene come punta, perché se non mi sbaglio vidi uno spezzone di partita contro la Juventus Primavera. Ho visto che il ragazzo come punta non è male, molto rapido, però ci dovrebbe lavorare su. E allora, De Laurentiis si è offerto un rinnovo fino al 2027. Ho messo anche una clausola in modo che le società del nord o qualsiasi altra squadra possa puntare su di lui. Ma adesso, se vogliamo tornare più avanti, dobbiamo vedere la prima volta, la sua prima convocazione contro il Napoli Maggiore risale al Di Maro di quest'anno, il Napoli sotto la guida del nuovo allenatore Rudy Garcia, tra i convocati ovviamente come Ambrosino, Contini, Dasiak, vediamo, Lorenzo, Russo, e i tifosi si fanno questa domanda: chi è? Garcia l'ha notato anche a Di Maro, ma anche al secondo ritiro a Castel di Sangro. Ha visto, mi è sembrato strano che Garcia non ha voluto mandarlo via insieme a Zanoni, un altro prodotto scoperto da Carpi, un ragazzo che viene da Carpi, scoperto grazie al nostro Giuntoli. Mi è sembrato strano che Garcia non l'ha mandato in prestito. Ha visto in lui qualcosa che ha visto anche Zanoli. Vede lui il futuro di questo Napoli. Non, se no, ragazzi, non c'è stato motivo. Cioè, troviamo il motivo allora. Lui l'ha convocato anche a prescindere perché Kvaratskhelia era infortunato. Quindi ho voluto dare l'opportunità a lui di avere questa soddisfazione, ma no, purtroppo non è riuscito a toccare campo e questo mi dispiace. Ma De Laurentiis a quanto pare ha progetti per lui. La sua idea è mandarlo in prestito in club di Serie C e Serie B per un po' di anni e poi dipenderà da quello che lui farà e poi si tireranno le somme e spero che lui troverà la strada qui a Napoli come ha fatto il grande Gianluca Gaetano. Io spero che ci punti veramente su di lui, perché se no, se De Laurentiis si dovrebbe puntare su di lui, allora non l'abbiamo preso per senza niente. È un ragazzo che ha margini di crescita, per me può fare meglio.
E vi abbiamo raccontato un po' della sua storia e questo è un po' di tutto. E voi ragazzi, cosa ne pensate di questo Lorenzo Russo? Voi cosa ne pensate? Quindi che dire questo video, può anche finire qua. Questa era la storia di Lorenzo Russo, di quello che ho potuto leggere dalle mie fonti. Ne sapremo di più in futuro di questo ragazzino, di questo scugnizzella. Quindi ragazzi, se questo video finisce qui, un saluto da Loser e da, ovviamente se Lorenzo Russo sta vedendo questo video, ciao Lorenzo e buona fortuna per la tua, per questa stagione, spero che almeno troverà qualche minutaggio. Forza Napoli, e buona cattiva sorte, quindi questo è tutto, si toglie il cappello. Bella.